Allora, noi siamo qua per capire un attimino che cosa si vuole fare nel futuro di questa RAI, perché sinceramente sono molti i cittadini che si stanno chiedendo se è un veicolo di mantenimento di una casta, che da sempre, insomma, è una casta che ormai si autoriproduce per chiamata diretta, e vorremmo sapere anche come mai continua ad essere tranquillamente in perdita questa RAI senza nessun tipo di preoccupazione da parte dei manager e da parte del consiglio di amministrazione. L'unica preoccupazione che avviene è sempre il ricambio delle nomine, mai il risparmio, mai l'ottimizzazione, mai il problema che siamo al 70° posto nell'informazione. Allora, deputati e senatori del Movimento 5 Stelle bloccati sotto l'acqua, non consentono di esercitare il nostro diritto. Sì, c'è un potere superiore occulto presso la RAI. Magari bisognerebbe pagare qualche tangente a qualcuno per entrare. Stefano, fatti restare. Non ho parole, anche perché avevo pure l'ombrello. Sono in questo momento contro legge e stanno fermando questa ispezione. Ci domandiamo per quale ragione, perché soprattutto chi gli abbia detto e chi gli abbia imposto. Troppo tardi. Dai, Beppe! Stai sulla vicinanza, non stai vigilando bene, Fico. Non mi interessa nulla, io sono qua come cittadino, che viene dentro una struttura, un'azienda che ha 13.000 dipendenti, 600 dirigenti, non c'è un dirigente sotto i 30 anni, dove il 60% dei ricavi vengono fatti fuori, non hanno delle maestranze meravigliose sottoutilizzate per fare i loro porci comodi, dando appalti agli amici degli amici per 1.800.000.000 dei nostri soldi. E poi il giornalismo, basta con questi direttori di giornali messi lì dai partiti. È questo, mi tocca gridare perché siete distanti, non perché sia, perché sennò io, se parlo così non vi sentite. Allora, un attimo, allora siamo qua per dire che questa storia deve cambiare, che la politica deve uscire dalla RAI. Non è possibile affrontare delle elezioni, una situazione così, col depistaggio totale, anche del nostro Presidente del Consiglio, nostro, il vostro, perché non è sicuramente il mio. Quale fiducia può dare ai mercati, i famosi mercati che vengono a investire qua, un Presidente del Consiglio che mente a 5 milioni di italiani in diretta televisiva, con dei giornalisti che stanno lì a fare gli scuoli, senza neanche avere l'informazione di quello che si dice. Il Porcello, lui ha parlato di Porcello, che noi saremo i responsabili e vogliamo il Porcello. Siamo gli unici, Movimento 5 Stelle, che ha votato contro il Porcello, e il signor Letta, ce l'ho qua, il documento, andatevelo a vedere, ce l'ho qui il documento della firma elettronica di Letta, che ha votato a favore del Porcello, ha votato contro l'abrogazione del Porcello, lui, e va in televisione a dire il contrario. Il contrario, questo è, abbiamo dato la possibilità a questa gente di mentire a 5 milioni di persone. Noi abbiamo servizi, facciamo cose e vengono montati sempre dai montatori, dai capi bastone, dai grandi giornalisti, direttori di telegiornali come Orfeo, direttore del TG1. Io lo invito a venire qua a dare delle risposte. E chi è Orfeo? Chi è Orfeo? Chi l'ha messo lì Orfeo? Chi l'ha messo lì? Era il direttore del Mattino di Napoli, era il direttore del Tempo, ci ha sempre odiato fin dall'infanzia, perché l'hanno messo lì da calzagirone, ecco perché vediamo un morto come Casini al TG1. Basta, l'informazione deve essere libera, senza politici, senza lobby dentro. E adesso abbiamo una grande chance, abbiamo lui, Roberto Fico, è il presidente della... è presidente della vigilanza RAI. Quindi noi abbiamo chiesto i documenti dove vanno a finire 1.800.000 euro, 1.800.000, il 70% dei ricavi della RAI, a società esterne, con 13.000 dipendenti straordinari. Sottovalutano e sottoutilizzano i dipendenti per dare a società i soldi pubblici. Io parlo come utente, non parlo come politico, comico, estomico, antipolitico e demagogo.
Io sono sempre stato il demagogo. E chi sono questi qua? Chi sono? Definitemeli voi. Questo è il giornalismo italiano. Siete anche voi partecipi di questa catastrofe. Non ve ne tirerete fuori. Non ve ne tirerete mai fuori. Se siamo precipitati al 70° posto come libertà di informazione nel mondo, è anche merito vostro. Questa storia deve finire. Perché non mi interessa se il nano con le sue merdose televisioni faccia quello che vuole. A me interessa una televisione dove io sono il datore di stipendi a queste gente qua. Abbiamo 600 dirigenti, uno ogni 18 persone. Non abbiamo un dirigente sotto i 30 anni. Non c'è un dirigente sotto i 30 anni. Allora dove...